nuova era per la Giunta Palomba. Questo pomeriggio il sindaco di Torre del Greco ha presentato la nuova squadra esecutiva. Alle telecamere di TV City, il vice sindaco Enrico Pensati, l'architetto Gennaro Polichetti che assume la delega all'urbanistica e al SUAP, Felice Gaglione con le deleghe ai lavori pubblici e alle infrastrutture e Anna Rita Ottaviano con delega al bilancio. Noi abbiamo un ruolo che è legato all'aspetto amministrativo. La parte politica di quella che sarà la nuova maggioranza consiliare è chiaramente opera del sindaco. Il sindaco ha detto nella conferenza stampa che si è appena conclusa che vedremo in aula quali saranno i voti necessari a sostegno di questa azione di governo. C'è una data per l'approvazione del bilancio? No, diciamo che oggi si è insediato il neo assessore al bilancio, la dottoressa Ottaviano. Quindi già inizia un dialogo costruttivo con il dirigente. Vedremo i tempi, cerchiamo di capire soprattutto quali sono gli indirizzi che questo nuovo esecutivo vorrà dare, quelle che saranno le priorità. Dopodiché capiremo anche i tempi. È importante lavorare bene in sintonia tutti, ma quando dico tutti intendo dire non solo la parte politica e amministrativa della città, ma anche i cittadini su quello che è il PUC, ovvero questo strumento, il piano urbanistico comunale, che come ho accennato brevemente prima, non è un qualcosa che si può cambiare laddove si accorgesse che è sbagliato, è qualcosa che viene fatto oggi e deve durare nel tempo, negli anni, dando la possibilità di creare gli giusti ambiti e scenari per uno sviluppo sostenibile che badi bene all'ambiente, che badi bene agli interessi imprenditoriali e soprattutto a una buona vivibilità per i cittadini. Abbiamo degli obiettivi principali, i quali sono, come dicevo prima nella conferenza stampa, di cercare di aprire questa famosa bretella per snellire tutto il traffico di Torre del Greco. Ed è una sfida molto importante perché è legata a tante burocrazie molto pesanti. E che io prenderò a cuore questa sfida e la farò mia, come pure la riapertura dell'ex mercato ortofrutticolo che sarà un volano per la città e poi il cementificio a via Lavatroia, la quale struttura è stata acquistata illo tempore da questa amministrazione e purtroppo per una vicissitudine e per un'altra abbiamo perso dei finanziamenti per far partire quella struttura. Attualmente la cosa che mi interessa e prema di più è quella che assieme all'amministrazione, con il sindaco e con i dirigenti e con l'ASL stiamo lavorando per un punto per i piani vaccinali di tutta la popolazione. Il sindaco, devo dire, su questo è stato molto contento e propositivo da cercare di individuare una struttura che possa ospitare e quindi far sì che tutta la popolazione venga a vaccinarsi. Ovviamente, come sapete, avete letto pure sulla piattaforma regionale, partirà adesso quelli degli over 80 e poi dopo gli over 80 saranno dai 60 agli 80, considerando che gli over 80 a Torre sono intorno a 5.000, mentre dai 60 agli 80 sono 20.000, quindi ci prepariamo delle sfide molto 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 importanti che assieme al sindaco vogliamo portare avanti per la città. Davvero una nuova era, ma una nuova sfida, anche perché già ho fatto parte di questa amministrazione nel primo anno di mandato del sindaco Palomba. Mi sono appena insediata e quindi la prima cosa, ci siamo incontrati in giunta, ho avuto modo di conoscere i nuovi assessori e i dirigenti che tra l'altro già conoscevo. Abbiamo stabilito già un Gantt delle attività per quanto riguarda la programmazione del bilancio previsionale che fra poco siamo chiamati quindi sia in giunta e poi successivamente in consiglio comunale all'approvazione. Il mio lavoro sarà un lavoro trasversale e congiuntamente con tutte le deleghe e tutti gli assessori, perché il bilancio non si fa da soli, il bilancio si fa in armonia con tutti i settori e quindi cercheremo di attuare tutte quelle politiche che portano beneficio alla città stessa.